lato positivo, abbiamo già detto tutto e non dobbiamo rileggercelo. Lato negativo, devo reinserire la pietra. Ah, qua c'è la green, giusto, devo andare a prenderla. Ok, ce l'abbiamo fatto, flex. Ok, i suoi muscoli fanno quella roba. Però urla, nessuno arrivò. Sembra ricordarsi qualcosa. Ho già sentito tutto ciò. Oh! Hai vinto! Perfetto! Ok. Determination Extraction Machine. DT sta per Determination. Macchina per l'estrazione della determinazione. Stato inattivo. Sembra che stia respirando. Sembra essere un albero con dei frutti deliziosi. Come le fattezze di un uomo. Caldo. Vabbè, sta di fatto che quella stanza purtroppo non la capisco. O io devo per qualche strano motivo tornare indietro. Un cane! No. Tanto vale. E l'amalgamato? Oddio. Come si faceva questo pet? No. E cos'è sta cosa? È inquietante a schifo. Sembra essere da qualsiasi parte. Eo! No, ha salvato in automatico, che grande persona che è. Ero già disperato. Che belle invenzioni salvataggi automatici. Grazie Toby Fox per averli messi. Sì, devo premerlo per forza questo interruttore, ragazzi, perché... se no... Non posso proseguire nell'altra stanza, presuppongo. Ma se io rimango fermo, invece prima mi sono andato addosso, se io rimango fermo... Vorrei far notare che, a parte sembrare un cane, le sue zampe sono cani, sono l'ombra... Ok, allettante. Allora, ho provato a fare pet e ignora, ma ignora sembra essere sotto il party, quindi bacon. Non fare il cane razzo, please. No, spara le spade. Non è succede nient'altro. Ok, adesso fa il cane razzo. Au. Play. Non è abbastanza eccitato per giocare con te. Au.
È dappertutto. Ancora il cane razzo. Ok. Perché trema tutto? Ragazzi, inquietante, a schifo. E devo mangiare. No, nel cane razzo, perché il cane razzo? Odio il cane razzo! Ma pure a me. Devo fare la scelta giusta. Pet l'abbiamo fatto. Becco l'abbiamo fatto. Pet l'abbiamo fatto. Play. Ok. Mi ha riportato dentro l'arma. È molto stanca. Sì, molto stanca. Non fare niente. Cosa devo fare? Ok, ignora, non è la scelta giusta. E adesso sono morto. Ok. È soddisfatta. Endogeni. End dog. Ok, niente domande. Non lo so, non lo so. Perché è diventato un horror? Ma in realtà non è un horror. Qualcuno me lo spieghi veramente. Ok, adesso sono riuscito a. Ma queste cose non dicevano questo. Qualcosa si muove? Ciao. Allora, entrare nella stazione numero 19. Mia famiglia continua a chiamarmi per chiedermi se quando tutti verranno a casa, cosa dovrei dire? Non ho più voglia di rispondere al telefono. Entrò nella stazione 20. Ascolo mi ha lasciato 5 messaggi oggi. 4 riguardo tutti che erano arrabbiati e 1 riguardo a una tazza di tè che ha trovato che sembra come me. Grazie, Albert. Entrò nella stazione 21. Spendo tutto il mio tempo alla discarica adesso. Il verde, ok, il verde ce l'ho. Coperte, ah sì, hanno tende, curtain tende. A quanto pare, no? Strano. Avrei detto che si sarebbe mosso. Sono andato di qua. No, non sono andato di qua. Quanti fiori? Andrò alla stazione numero 7. Abbiamo bisogno di un vassallo, no? Ah, tutti i mostri non possono subire le anime di altri mostri. Sono un umano. Come un umano non può subire un'anima umana. Quindi, cosa riguarda qualcosa che non è né umano né mostro? What? Stanza numero 10, esperimenti sul. Bess. Sono un fallimento. Mi sembra di essere molto diverso dal. I fiori sono. Golden Flower. Ti ho fatto di male? Ancora speranza. Pulisci. Va
Bruto dovrebbe niente è successo. Cosa? Cosa? I? Mistifica? Cosa quasi misterioso riconoscendo? Cosa? Tu non ti hai sentito? Ancora speranza? Ho uno? Sono morto! Cosa ho schivato? Raccogli? Non ricordarci qualcosa, se no? Finalmente qualcuno capisce il ribbit, ribbit coraggio? Ho vinto! Blu? Ho capito, ma ero già entrato nel frigo. Ah, è in uno frigor! Ah! È vuoto! È vuoto. Ehi! Sorry! Oddio! Ho capito adesso! Questo coso è... Me lo ricordo! Me lo ricordo cos'è sto coso! Me lo ricordo, ragazzi, era quello che faceva le battute! Così freddo? Ma non è divertente. Ragazzi... Oh mio Dio! No! È orribile! È orribile! Sono scioccato! Quindi in pratica questo... Queste che... Le creature che io ho trovato sono i mostri che sono stati iniettati con la determinazione? Sono orribili! Cioè, è questo che è successo! I mostri con la determinazione saltano fuori degli amalgamati, appunto, come li chiama lui, e non riescono a tenersi molto assieme, a quanto sembra. Non sembrano avere una struttura propria. Quello che abbiamo visto, l'ultimo che abbiamo visto, mi ha ricordato che era un nemico che noi avevamo incontrato ben prima, in uno dei primi episodi a Snowdin. Sembra che un altro ascensore abbia perso potenza. Sembra essere spento. Sembra che controlla il potere del... Va bene, l'ascensore. Accendilo, sì. Allora ne riesco a fronteggiare a malapena uno, tu me ne mandi contro quattro? Posso neanche muovermi. Ehi, fermatevi!
Vi ho portato del cibo, ok? Alfis? Scusati questo. Diventano parecchio stressante. Stressano parecchio quando non vengono. Non viene dato a mangiare in tempo. Ah, penso che se. Ah! Hanno sentito l'odore delle patatine che ho comprato e. Comunque, quando la potenza è andata via, ho provato a riaccenderla. Ma sembra che tu fossi un passo avanti a me. È stato tutto un grande inconveniente, tutto, ma apprezzo che tu fossi venuto qui. Come ho detto, ero spaventata che sarei potuta non tornare indietro. Ma non per colpa di questi ragazzi o qualcosa di questo tipo. Ero solo preoccupata che sarei stata troppo spaventata di dire la verità, che sarei potuto scappare via qualcosa accordatamente. Penso che ti devo una spiegazione. Come sai, Asgore ha chiesto a me di studiare la natura delle anime. Durante le mie ricerche ho rivelato un potere che ho chiamato determinazione. E l'ho iniettato a mostri morenti, in modo che le loro anime potessero vivere dopo la morte. Ma gli esperimenti sono falliti, vedi? La materia fisica di queste concentrazioni di determinazione. Ah, ok. Praticamente non la sopportano. I loro corpi hanno iniziato a diventare liquidi e hanno perso quello che avevano di fisico. Molto presto tutti i soggetti si sono fusi insieme in questi. Vedendoli in questo modo sapevo. E non potevo dire alle loro famiglie cosa fosse successo. Non potevo dire a nessuno di ciò. Non importa quanto me lo chiedessero. Ero troppo spaventato di fare dell'altro lavoro sapendo che tutto quello che avevo fatto fino adesso era un terrificante fallimento. Ma adesso ho cambiato la mia mente riguardo a tutto questo. Vi dirò a tutti cosa ho fatto. Sarà difficile essere onesto. Crederò in me stesso. Credo in me stessa, sono sicuro che ci saranno volte in cui tentennerò. Ma sapendo che ho tanti amici a proteggermi, a coprirmi le spalle, so che sarà molto più semplice stare sui miei piedi. Grazie. Andiamo, ragazzi. È tempo per tutti di tornare a casa. Quindi questo è ciò che è successo in pratica. Ok, ragazzi, aver finito di registrare, spero che abbia finito tipo qui e vi rileggo la frase. Candidato numero 8, ho scelto un candidato. Non ho ancora detto Asgore perché voglio sorprenderlo. Nel centro del suo giardino c'è qualcosa di speciale. Il primo fiore d'oro che è cresciuto prima di tutti gli altri. Un fiore che viene dal mondo esterno. È apparso non appena la regina se n'è andata. Mi chiedo cosa succede quando qualcosa senza un'anima guadagna il potere di vivere. Entrando alla stanza numero 18, il fiore è sparito. Flowey? Ah, è una voce che non ho mai sentito prima. Simon, sei qui? Passato molto tempo, non così? Ma hai fatto bene. Grazie a te. Ci vediamo presto. Cosa? Sì? What? Coperto dai rampicanti? Sono spariti pure tutti i punti di salvataggio. Ah no, ok, c'è questo. Ragazzi, ma per oggi mi fermo qui. Ho registrato due episodi anche parecchio lunghi e sono parecchio stanco anche effettivamente. Pensaci bene. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Undertale. Probabilmente il conclusivo. Quindi, bella ragazzi.